Siamo all'interno della fiera campionaria a Sannona di Piave, precisamente nella zona Confartigianato, presente quest'anno con tantissimi espositori. Ma all'interno dell'area fieristica spazio anche all'informazione con il convegno organizzato da Confartigianato. Autoriparatori, la rivoluzione si chiama diagnosi e formazione. Le aziende che devono cambiare, devono formarsi per essere al passo con i tempi. Beh, indubbiamente sì, diciamo in tutti i settori deve essere percorsa questa strada. Qua siamo particolarmente fortunati perché uno dei nostri associati, che è appunto autoriparatore molto evoluto, che è il nostro amico Paolo Ave, che è il vero motore dell'iniziativa, rabbrividisce quando entra in qualche altra officina e di conseguenza sta trascinando tutta la categoria verso un'innovazione vera e propria. Indubbiamente il connubio con Texa e l'istituto tecnico non può far altro che portarci verso ulteriormente la giusta direzione. Questa rivoluzione parte da? Ecco, parte da questa prima esperienza che è molto positiva e qua in fiera ha suscitato un sacco di interesse allo stand nostro, della nostra officina, che è assieme a Texa, una grande azienda che ci fornisce il know-how per la riparazione, per la qualifica e la conoscenza delle tecniche riparative, insieme al Mattei, ha fatto sì che la gente trovasse curiosità nel visitare questo nostro stand. E questo spero che sia un inizio per un nuovo tipo di meccanico molto più professionale e che possa dare risposta ai molti problemi che qua in fiera io ho sentito e mi hanno esposto i visitatori. Nello specifico la vostra azienda produce? Sistemi di diagnosi per i veicoli, quindi la diagnostica in tutti gli ambiti, e ha al proprio interno sviluppato una divisione dedicata alla formazione. Pertanto si è creato questo circolo che in questa occasione qui a Sannona abbiamo riprodotto in maniera reale, nel senso che abbiamo il nostro autoriparatore, la scuola e noi che siamo venuti a supporto con alcuni incontri informativi proprio su questi argomenti specifici. Noi siamo qui presenti nella fiera di Sannona anche per promuovere questa figura nuova che è appunto il meccatronico dell'auto, in modo particolare con l'indirizzo del manutentore dei mezzi di trasporto, che è una nuova opzione sorta appunto con la riforma. Questo si è riusciti a farlo grazie alle sinergie appunto con la Texa, che ci ha, oltre diciamo, fornirci gli strumenti di diagnosi, ci dà il supporto anche della formazione agli insegnanti stessi, che noi a nostra volta riversiamo appunto sui nostri alunni. Una rivoluzione nel mondo dell'autoriparazione che deve tener conto anche di importanti direttive. Sì, la direttiva europea sulle revisioni, che è entrata in vigore da aprile di quest'anno, ma l'Italia la recepirà entro il 2017, nel quale verranno uniformate le norme di revisione a livello europeo. L'Italia si presenta già all'avanguardia con l'introduzione di EMC TCNET2, le stiamo aggiornando i nostri software in questi giorni, nella quale ci vedrà protagonisti all'interno di questa direttiva. Cambieranno alcune procedure di revisione, tra cui quella più importante, ci saranno delle telecamere che andranno a certificare l'effettiva presenza delle veicoli nella linea di revisione. Questo a garanzia di una revisione fatta in maniera corretta e soprattutto contro le frodi delle false revisioni.